Sia la lavoratrice sia il sindacato non ci fidiamo più. È una telenovela che continua, non abbiamo certezza che questo servizio possa veramente essere avviato e per questo adesso abbiamo deciso che fino a quando non si avvierà il servizio ogni mattina saremo qui a presidiare il comune. Non solo, ma viene forte da parte delle lavoratrici una domanda. Atteso che ci sono responsabilità, di sicuro gravi responsabilità per la mancata avvio del servizio, le lavoratrici lamentano da sette mesi, otto mesi che non prendono nessun salario, parliamo di salario di 250 euro al mese, sono indebitate per poter mantenere le proprie famiglie. A questo punto giustamente e legittimamente dicono chi ci paga, questa perdita, e chiedono al Comune un intervento anche economico di provvidenza, perché parliamo di lavoratrici nomano reddito, senza reddito, gente divorziata, perché sono tutte lavoratrici che i servizi sociali, anziché dargli quel sussidio che normalmente si dà ai poveri, allora hanno sempre impinguato e gli hanno offerto la possibilità di lavorare nel servizio di refezione scolastica. E noi praticamente ci ritroviamo a casa senza lavoro e senza retribuzione, quindi siamo in preda praticamente alla disperazione, perché per quel poco, diciamo, che ci veniva dato per in compensa del nostro lavoro e le poche ore, perché alla fine la maggior parte delle lavoratrici lavorano 2 ore al giorno, quindi al massimo ci veniva retribuito massimo 200 euro al mese. Cioè ad oggi non abbiamo nemmeno questo, cioè la vergogna più totale. Non sappiamo a chi dobbiamo ringraziare per questo. Siamo qua per, come forma di protesta, perché non sappiamo più a chi rivolgerci. Tutti ci voltano le spalle, quindi siamo qua per manifestare proprio il nostro sconforto e non sappiamo, diciamo, come più reagire. Se non fossi mia mamma e mio papà, senza lavoro, non lavoro da nessuna parte. La luce, l'acqua, arrivano bollette. Siamo tutti fermi. È da maggio che abbiamo finito e non abbiamo più iniziato a lavorare. Non si sa il motivo, non si sa il perché siamo tutti qua. Dal mese di novembre che tutti i santi giorni ripetiamo questa storia, no? La refezione scolastica inizia domani, dopodomani. Siamo arrivati a metà febbraio, ancora oggi non abbiamo delle risposte. Oggi non ce ne andiamo da qui, se il sindaco non ci dà delle risposte, certo. Vogliamo una giornata, stabiliamo una giornata, perché noi abbiamo bisogno di lavorare. Abbiamo a casa famiglie, figli da mantenere.